dopo lo 0-2 di Dundee. Qui siamo nell'inizio, al settimo minuto, quando Bruno Conti trova la via del gol, ma il guardaline indica all'arbitro, l'ottimo francese Vautrot, che c'era una posizione di fuorigioco probabilmente di due giocatori, di Graziani e di Pruzzo, che erano rimasti in fuorigioco nell'azione precedente. Qui siamo al momento, forse l'unico vero momento difficile corso da Rodrigo, grosso pericolo. L'azione nasce sulla destra, dove è Bennon che effettua questo cross mancato da due giocatori, il secondo è Milne che alza da buona posizione. Ed eccoci al momento del calcio d'angolo battuto da Bruno Conti, si alza benissimo Pruzzo di testa al centro dell'area piccola e gira imparabilmente in rete. È l'1-0 con cui la Roma comincia la marcia di riavvicinamento per annullare il passivo di 0-2. Ecco la gioia di Pruzzo che, lanciato dal centesimo gol segnato in campionato, si è ripetuto a livelli veramente strepitosi in Coppa, forse la sua più bella partita in campo internazionale. Eccoci al secondo gol, ancora bellissimo il controllo di Pruzzo, l'azione nasce da Di Bartolomei, il lungo lancio è per Maldera che si avvita di testa, serve al centro Pruzzo, bravissimo nell'aria, in mezzo agli avversari, a controllare la palla di petto, se la fa scivolare e poi a trovare il raso terra angolato che batte il portiere scozzese. Ed ecco la bellissima azione del terzo gol, è di Graziani il rinvio verso Conti, Conti Sereso che serve Pruzzo, atterrato dal portiere McAlpine, il calcio di rigore che Di Bartolomei trasforma per il 3-0, e a questo punto la Roma è in vantaggio sulla formazione scozzese del Dundee United, e a questo punto deve amministrare lei il vantaggio dopo aver ribaltato la situazione. Gli ultimi minuti sono ricchi di pathos, ecco qui il portiere Tancredi che ferma uno dei rari tentativi del Dundee, ecco qui Bruno Conti che ruba la palla con un braccio, con la mano, segna il quarto gol, insomma la partita si apre e si chiude con due gol di Bruno Conti che vengono annullati. E dopo questo è il fischio conclusivo e qui sentiamo ora le interviste realizzate dal collega Focolari negli spogliatoi con i protagonisti della partita. Forse è successo quello che Nils Liedholm aveva sempre immaginato, finale all'Olimpico il 30 maggio, Roma-Liverpool. Ma noi abbiamo puntato molto su Coppa dei Campioni quest'anno, senz'altro, perché era molto importante rappresentare bene l'Italia e di grande prestigio sia per la società che per la città di Roma. Senta mister, lei conosce troppo bene il Liverpool, neanche glielo chiedo, ha già in mente qualcosa per battere questi terribili inglesi? No. Io un pochettino per questa partita.